Ben ritornati in Viaggio con te. Vi ricordo che stiamo andando in Cina con un bellissimo gruppo, ovvero capeggiato da Carlo Castagna, che è originario di Broni in provincia di Pavia, e il nostro mitico Daniele, che oramai tutti già conosciamo. Abbiamo fatto la prima parte, continuiamo il nostro viaggio e Carlo mi diceva che è un vero cinema. Sì, beh, perché all'interno del gruppo, un po' di tutti i gruppi nei viaggi, si scatenano delle dinamiche che sono a volte difficilmente controllabili, e comunque poi a posteriori, una volta che si passa il tempo e quindi si inchietano tutti i dissapori, eccetera, diventano degli aneddoti molto divertenti. Sì, alla fine del viaggio infatti ci siamo tutti abbracciati, cioè lui che era il nemico, il nemico per certi, perché lui era il cattivo, ma invece era il giusto, il cattivo forse da qualcun altro, dopo tutti abbracciati, proprio come, sai, anche lacrimoni, cavoli. Bisogna dire che è stato bello. Alla fine, dopo appunto, una famiglia è diventata. Come dire, a bocce ferme, poi quando si raffreddano i cervelli, gli animi, si mantiene sempre un rapporto buono. E devo riconoscere che con tutti i partecipanti, ma proprio con tutti i partecipanti di questo viaggio, ho mantenuto un affetto e una, come dire, delle sensazioni veramente piacevoli. È un legame diverso rispetto a tutti gli altri gruppi che ho coordinato. Carlo, ma tu, di tutti i viaggi che hai fatto, questo è uno di quelli abbastanza, nella tua classifica personale, di quelli da ricordare abbastanza, oppure ne hai fatti certi altri molto più potenti? No, ce ne sono stati altri peggiori e migliori, ma questo in particolare, un po' per la meta che era stata veramente unica. Veramente particolare e unica. Anche perché forse è proprio il fatto che dopo di voi sì, è stata fatta tabula rasa, siete stati quindi gli unici. I primici. Questo mi fa magari pensare che il viaggio è davvero stata una cosa incredibile. È veramente particolare. Però appunto tutti i gruppi hanno una loro particolarità. E quindi ci si affeziona, poi tutto sommato sembra di essere la chioccia che, e poi vabbè, si è sempre come coordinatore, si è sempre il ricettacolo di tutte le lamentele e di tutti i problemi che possono capitare a tutti, perché generalmente quando uno si rivolge al coordinatore è perché ha un problema e quindi bisogna tendenzialmente cercare di risolverlo. Certe volte è possibile, certe volte no. Quando lo risolvi sei bravo, quando non lo risolvi non lo sei. Non sei capace. Si fa il massimo per provarci. È certo che certe situazioni sono irrisolvibili e non sono mediabili. Quindi, per ovvi motivi... È per quello che c'hai tutti i capelli bianchi? Sì, diventati bianchi presto. Allora, il fatto di essere 2 metri comunque è utile. Serve, è utile, sì. È una buona arma da difesa, esatto. Una buona intimidazione. Mandiamo in onda la clip così poi la commentiamo. What's wrong with me? Why do I feel like this? Ma questo qui è il confine, oh guarda che abbiamo la Russia a 30 km, eh? Sì. Piano in un grande albergo, dicono che ha 4 stelle, però sembra che sia una stella. Guarda che, anche Friburgo che è. Poi è vuoto. Dormo con Giorgio stasera. E niente, siamo nell'ultima città prima di entrare in Russia. Qua la moneta di qua. Allora, tanti saluti da Luhansk. Disconnecting on call.
Qui quasi al confine. Ecco, questi sono i primi filmati in Russia. Siamo già entrati in Russia, ci abbiamo messo circa 4 ore a passare la dogana. Guarda che belle ragazze che ci sono qua. Ma non si vedono. Non potevi asfaltare il film. Sono alte 3 km. Eccoci qua, siamo nell'albergo. Primo albergo in Russia, anche questo è stile sovietico, ha 30 anni esatti. Sta migliorando, Va bene così. Va benissimo. Sette e mezza qui, in Italia le 5:30. Stamattina c'è un freddo cane, sono 11 gradi. Siamo quasi ad agosto. Ecco, questa strada rossa qui, da nord a sud, questo piccolo tratto. Qua ci sono i pargoletti. Dormono. La nebbia che si... Ecco, abbiamo visto che c'erano appunto anche dei bambini, due bambini, ma Carlo, quali sono le difficoltà di quando ci si sposta in comitiva e soprattutto quando ci si sposta verso Oriente, ovvero cambia la grafica, cambia la scrittura, la lingua? Sì, cambia la lingua e anche bisogna adattarsi anche alle cose più banali, tipo quella di far benzina. Perché per esempio ci sono alcuni paesi la benzina non è nemmeno distribuita, per esempio in Uzbekistan. Dove te li portavano nei fiaschi del vino, nelle bottiglie. E poi la difficoltà principale è proprio il linguaggio sia verbale sia scritto, perché bisogna imparare a distinguere i caratteri cirillici ucraini e cirillici russi, quindi un banale cartello segnaletico va interpretato, quindi bisogna un po' indirizzarsi, abituarsi a qual è la scritta della località di riferimento e provare a seguirlo. E certo che poi entrando in Cina questa difficoltà aumenta perché si è in cinese e quindi è abbastanza problematico portare una carovana di 14 mezzi ad attraversare una città di 10 milioni di abitanti, come può essere Xi'an o anche Kashgar, e quindi con tangenziali, semafori, incroci, forature. Ma i cinesi che guidano male. I cinesi che guidano male. Non bisogna beccarli. Sì, e vanno piano, sorpassi, eccetera. Quindi bisogna assicurarsi che tutta la carovana sia compatta e come dire, cercare di aiutare e favorire i sorpassi, quindi con le moto noi che eravamo più agili cercavamo di favorire i sorpassi delle macchine, insomma in qualche modo per appunto rimanere tutti insieme. È stato sempre abbastanza macchinoso adottare tutte queste strategie, però alla fine siamo arrivati tutti e questo, l'importante era seguire il sole che nasce sempre a destra. E quindi la direzione è quella, noi stavamo andando verso il sole. Ma se c'era nuvoloso? Dal video abbiamo visto anche che c'erano delle bellissime ragazze che erano anche un pochino incuriosite della vostra presenza. Ma no, ma perché c'ero io, dai! Allora si fermavano tutti e guardavano me, dicevo, ma chi sarà quel ragazzo lì? Ma sarà un italiano? Sì, beh, certamente loro non sono abituati a vedere sia i mezzi così grossi, progrediti come moto anche. Progrediti, si è evoluti, e anche l'abbigliamento, perché noi arrivavamo con tute coloratissime, caschi, pettorine, eccetera, sembravano dei marziani, gli stivali,
e insomma i ragazzi erano incuriositi più che altro dal mezzo tecnico. Le ragazze più che altro erano incuriosite e basta, perché poi quando venivano ci vedevano senza casco. Ascolta, ma perché non lo dici che c'avevo il capannello tutto intorno? Sì, poi ci toglievamo il casco e si defilavano tutte. Va bene, mandiamo in onda un altro video. Tutti qui ci sono le rotaie dei treni della Transiberiana. La neve che si scioglierà correndo al mare, l'impronta di una testa sul cuscino, i passi lenti e incerti di un bambino, lo sguardo di serenità, la mano che si tenderà, la gioia di chi aspetterà, per questo è quello che verrà. Io canto, le mani in tasca e canto, la voce in festa e canto. Noi stiamo andando nella città, quella di 260 km. C'ho freddo, prima sono andato in macchina di Ivano, ho messo il riscaldamento al massimo per riscaldarmi. Vendono la lana, calzetti di lana, coperti di lana, guanti di lana. Un vecchio che cammina tutto solo, l'estate che poi passerà, il grano che maturerà, la mano che lo coglierà, per questo è quello che verrà. Io canto. Non fermi il passaggio a livello. Qui oltre che alle sbarre hanno anche un agente che si alza dal pavimento, quindi non puoi passare per forza. E poi i tedeschi erano la metà, non stavano in Germania e non c'erano da mangiare. Esatto, e c'erano freddo. I tedeschi appunto in quella città lì hanno avuto la grande sconfitta, perché avevano invaso la Russia e sono arrivati nel pieno inverno fino a Stalingrado. Hitler voleva conquistarla a tutti i costi, ma con il freddo non avevano più i rifornimenti eccetera, e quei due ragazzini là che erano nel nostro gruppo ci stavano dicendo, insomma, l'aveva appena studiato a scuola e me l'ha detta lui la storia a me, che bravo che era. E quindi che cosa succedeva se uno rimaneva a piedi e si trovava in un rettilineo di 50 km? Sì, perché vabbè, lì è proprio la steppa piena. In quel caso stavamo avvicinando al delta del Volga e quindi eravamo proprio nella pianura più sconfinata, clima continentale al massimo, quindi faceva veramente molto caldo, svegliamo a 45 gradi, molto caldo come clima. E la benzina è un articolo abbastanza raro da recuperare, anche perché è difficilmente distribuita, ci sono pochissimi distributori e quindi spesso rimanevamo senza benzina, soprattutto noi motociclisti, soprattutto la mia moto e il KTM, perché consumano molto, perché hanno una cilindrata importante. E quindi semplicemente si ferma un'automobile che capisce subito il problema, dice vieni con mio cugino, porto a casa mio cugino che ha un bidone con la pompa e ti fa benzina.
nel caso fossero rimaste a piedi le macchine diesel, avrebbero dovuto chiedere a un camionista, che anche lui aveva un cugino con una tanica pronta ad essere svuotata nel magazzino, e faceva il pieno. E quindi funzionava così, che può sembrare difficoltoso, però una volta che ci si adatta al modo di fare locale, è praticissimo, perché un cugino è sempre pronto a far benzina. È sempre a portata di mano. Sì. E a proposito di alimentazione, abbiamo visto un mercato di pesce molto delizioso da vedere. Mangiavate in quei posti anche? Sì, beh, certo, a parte che tutti noi avevamo, quindi, abbastanza avvezzi al viaggio, quindi chi frequenta con una certa intensità delle zone poco, come dire, poco turisticizzate, è abbastanza abituato a mangiare quello che bisogna adattarsi al cibo locale, esatto. Come fa Daniele, poi, del resto. Sì, sì, eat local food, sempre, ecco. Perché è anche il modo migliore per evitare problemi intestinali e gastroenterici in generale. Mangiare quello che mangiano loro, perché è ben cotto e quindi non crea problemi. In quel caso, a maggior ragione, bisognava adattarsi e mangiare anche lo storione del Volga, perché eravamo appunto molto vicini al Delta. Sono zone... Buono? No, però... No, l'avresti mangiato! Se fa fame, bisogna placarla in qualche modo. Bisogna dire che soprattutto in Cina poi ci si è trovati sempre abbastanza bene. La cucina cinese è una grande cucina. Noi qui in Europa, in Occidente, siamo abituati soltanto a vederne solo una piccola parte, che è la cucina cantonese, quindi tutto fritto e cose molto, come dire, magari appetitose, però non è la vera cucina cinese. Ogni regione ha le sue tipologie di cucina, e poi magari approfondiremo in seguito. Andiamo avanti con l'altra clip. Questo qui invece è un monumento alla battaglia che c'è stato nel 42, dico bene, praticamente in questo luogo i tedeschi hanno perso la battaglia contro i russi e i russi hanno incominciato a sopraffarli e a rimandarli a casa. Oggi sposi Gabri, che fa il servizio matrimoniale, che è? Ecco, siamo arrivati alla statua. Qui a Volgograd. Quei filobus lì sono guidati spesso da bellissime ragazze, incredibile. La grande scalinata. Cosa vedi davanti a te laggiù? Dai, che non l'ho ancora inquadrato. Una specie di statua della libertà. Bella grossa, vero? Fermo lì, che se no, se ti vede il capitano, ti punisce, Questi sono i nomi di tutti i morti caduti in guerra. Guarda quanti ce ne sono. Ma cosa siamo, nel Brunei? Non avrei mai immaginato di trovare una statua così grande qui. Niente monumento alla guerra che c'è stata. Anche grazie ai russi che noi siamo liberi in Italia. E gli americani. Questi monumenti anche sono molto caratteristici da queste parti. Allora,
Commentiamo un pochino quello che abbiamo visto. Vi siete fermati a vedere questo monumento storico? Sì, è il mausoleo che sta a commemorare i morti e la battaglia di Stalingrado, lungo il fiume Volga. E ci sono diversi reperti, quindi cannoni, tutti legati alla battaglia, i cannoni. Ci sono le ricostruzioni degli aeroplani che hanno utilizzato i russi per combattere contro i tedeschi. C'è, mi pare, una casa, una costruzione. Sì, ancora che vera. Era stata bombardata. Come è rimasta dalla guerra, quindi il residuo, il traliccio di una casa. E c'è appunto questo mausoleo con degli affreschi e poi c'è questa statua che è 60 metri, per 66 metri, che è veramente imponente, che sta appunto a commemorare all'interno di un parco abbastanza bello questa battaglia. Perfetto, io direi che abbiamo terminato purtroppo il nostro tempo a disposizione oggi. Avremo ancora moltissimo da raccontare, mi sono divertita tantissimo, spero che vi siate divertiti anche voi a casa. E com'è rivivere in studio rivedendo queste immagini? È sempre piacevole, è sì, sempre sempre piacevole. Poi in aneddoti ce ne sarebbero tantissimi altri, anche perché poi il viaggio è proseguito. Faremo altre puntate, dai, lo invitiamo puntate, ancora Carlo. Se noi lo rinvitiamo qui in studio, con se piacere. Lei avrà tempo compatibilmente con il suo lavoro, o anche lei si dedica ai viaggi solo come... No, purtroppo no, non Daniele. È il mio lavoro principale. Non è il suo lavoro principale. No, quindi, è solo passione. Daniele, invece tu sei sempre impegnatissimo con i tuoi viaggi. No, beh, ma io ho la lavanderia, non è il mio lavoro principale. È vero. Speriamo lo diventi. Va bene. Allora, voglio ricordare che tutti coloro che vogliono andare a trovare Daniele nella sua bellissima località turistica che è Cinquaglie di Massa Carrara in Versilia lo possono fare e lui li può ospitare all'interno di una delle sue due strutture di famiglia, ovvero? Eh sì, è il Namakwa, che è un bed and breakfast molto bello, il nome deriva da una regione del Sudafrica, gestito da mia sorella Olga a Seravezza, e qui invece l'Hotel Manuela al Cinquale, gestito da mia mamma e con l'altra mia sorella. E chissà, magari qualche cliente l'avrà già riconosciuto, perché tanti cremonesi e anche lombardi sono stati in quest'albergo. Ecco, chiedo alla regia se è pronta con la fotografia, che commentiamo veloce veloce perché oggi abbiamo davvero sforato il nostro tempo a disposizione. Oh, qui guarda, mi trovo sopra un Boeing 747 in cabina di pilotaggio della South African Airways in volo da Durban fino a Johannesburg, ancora prima della caduta delle Torri Gemelle, perché come sappiamo Bin Laden poi dopo ha fatto chiudere le cabine di pilotaggio. Va bene. Grazie Daniele per essere sempre con noi e grazie Carlo per essere stato nostro ospite questa sera. Spero che ritornerà molto presto nei nostri studi. Un piacere. Arrivederci e ci rivediamo la prossima settimana. My heart goes shy.